Quei dati sono serviti a Venka. Tantissimo. Prima che l'ultimo scienziato se ne andasse da Nuova Speranza, hanno inviato un messaggio da un laboratorio sul Monte Kadar, noto come capitale delle locuste. Ok. Ho combattuto molto. È la prima volta che sento il laboratorio. Beh, è positivo, no? Per noi. Se lo dici tu. Il problema è che il punto di origine del messaggio è cifrato. Va bene, tracciamo il messaggio fino alla fonte, da ogni torre di comunicazione. Sapevo che saresti stato utile in qualche modo. Uscite e vedete se trovate delle torri per tornare sulla pista. Certo, lo farò. Allora, queste torri di comunicazione dove sono? Ci serve un punto più alto, direi di procedere a est. Ehi, e questo che diavolo è? Un altro cancello di sicurezza! Quanti cazzo di cancelli ci sono qui? Ma che perché? Perché ci vuole iniziare di prima? Quell'altro avevamo svoltato, Jack. Sono passato un cazzo di checkpoint su quello di prima. No, non ho idea. Ricevono il giusto merito per i progressi con i cancelli enormi. Ne ricevono anche troppo. Forza, sblocchiamola. Ok. Ok, già non mi ha fatto qualcosa che mi ha teletrasportato come prima. Sono pronta già ad ammazzarlo. Sono già pronta. Così andrà bene. So che ce n'è uno qua. Guarda, do un'occhiata qua sopra. Io veramente. Marta! Kate! C'è chi lì in alto! Facciamoli fuori! Poi penseremo al cancello! Wow, che cazzo di male! Something star, alla fine bisognava aggiornare Windows. Guardate di questo che mi sto comprando. Allora, punta la torre. Dannazione! Grazie. Ok, presi tutti. Ora pensiamo alla storia del cancello. Allora, cosa pensi che troveremo? Spero una verità. Ecco fatto, si apre! Mio bestia. Bene, cancelli aperti. Torniamo allo schifo. A meno che tu non voglia andare a piedi a quelle parti. Devo dire... No, non è il caso. Jack, prendi. Grazie. Dopo mi serviranno perché si buttano le dame sul tempo che non ne prendo altre. Guarda da qua perché tipo... Jack, prendi.
dovevo esserci io per guidarlo. Ah. Jack, figlio di puttana. Se volevo mandare un po' avanti. Lo so. Cosa vuoi? Ok. Guarda, una torre di comunicazione più avanti. Speriamo che uno dei messaggi di Nuova Speranza sia passato di lì. Anche se forse ci servirebbero i dati di due torri. Una non basterebbe per capire da dove provenivano i messaggi. E allora iniziamo. Qualcosa con riscaldamento? Non troveresti mai del carburante quassù. Uno schifo come questo è l'opzione migliore. Sì, forse. Ah, pare che dovremmo raggiungere questa torre a piedi. C'è una cosa che continuo a chiedermi. Che JD è cambiato tutto. È stato il coma. I sensi di colpa. È stata Jean. Ci ha fatti passare per quelli cattivi. Io ho promosso lui capitano che... Vabbè. Non avrei mai immaginato che JD fosse così. C.O.G. Beh, è figlio di Anya Strauss, ricordo. Sì, è di Marcus e Phoenix. Sì, non so perché la cosa crei problemi a qualcuno. Caricamento. Cioè, perché non lo fa? Ci sarà via libera per la torre! Scopriamolo! E quell'eruzione di vento! Se dobbiamo, la attraversiamo, proprio come l'ultima! Marcus, c'è una torre di comunicazione sul lato di una montagna. Ci dirigiamo là. Ricevuto. Come il tempo. Occhio! Forza, di qua! Ghiacci in arrivo! Fuori, siamo esposti! E allora proseguiamo! Troviamo riparo! Indietro! Inizio a capire perché non ci abita più nessuno! Sì, e se ci fermiamo moriremo qua su! C'è qualcosa che non può... Bell, c'è una grotta più avanti! Merda, è occupata! Non per molto! Facciamo lì fuori! Aspetta. Non c'è... Salva. Sì, davvero, non c'è. Thank you.
su in volta. Hai sentito, Marcus? Kadar era il quartier generale delle locuste. Forse sono a traffico. Guardiamoci intorno e troviamo un'uscita. Forza, ormai saremo in piedi. Ok, se questa torre non servisse a niente... Sono venuta qui per quello. Non tornerò. Continua a muoverti! Le termiche non basteranno per sempre! Del, c'è un carrier! Vedi la tempesta? Non è un carrier che mi preoccupa! Vantaggio a sinistra! Cerchiamoli! Quelle cazzo di volte, sto cazzo di coso. Del porco, il checkpoint che non si salvano. Quelli cazzo di gioco è che non si salva. Ah, ma c'è corrente qui. Sarà saltato un fusibile, forse. Dobbiamo solo accedere a un pannello. Jack, vedi se ho condotto gentile. Cazzo, mi fa incazzare il giochino. Non sono studiati bene.
Jack. Connettiamo Jack alla console. Entra Jack. Muoviti Jack. Accesso non autorizzato. Protocollo di sicurezza avviato. Errore. Protocollo di sicurezza inutilizzabile. Il sistema di sicurezza dà i numeri. Controlliamo i dati prima che ci neghi l'accesso. Ok, il coso era su. Quindi cerchiamo una trasmissione che corrisponda a quella che abbiamo trovato a Nuova Speranza. Esatto. Corrisponde a nord. C'è sempre quello. È un'altra torre. Quindi con quei dati troviamo il laboratorio? Non ancora. Ci serve quell'altra torre per completare il tracciamento. Che ne pensi? Torniamo Marco. Ci penso quando torniamo allo skiff. Usciamo di qui. Stupisco più che fanno i cirurgi. Ce ne abbiamo 26, what? Perché questo non è stato fatto. Questo non è stato fatto. Mentre noi prima l'abbiamo fatto. Potremmo uscire. Fatto. Però non è sta cazzo di gioco. E tutto questo è un cazzo di checkpoint, no. Un salvataggio, no. Area completata. Checkpoint. Ma tanto non te lo dà. Sì, non è mancato proprio. Sì, quindi è ora di trovare l'altra. Perché anche prima sei pentito di essere qui. Cosa? Scherzi? Sto facendo tutte cose che adoro. Andare sullo skiff, congelarmi il culo. Allora, ho una domanda. Faz, è sempre stato così? Sempre. Deve sempre essere il più duro, il più veloce, il più forte. E non il più furbo? In quel campo, e solo in quel campo, Faz ha una visione di sé realistica. Ma sai cosa farebbe un individuo medio se scoprisse il poco che già sappiamo? È per quello che ogni primo ministro l'ha nascosto. Anche Anya, ed era davvero la persona più onesta che abbia mai conosciuto. Quindi che facciamo? A chi lo diciamo? Forse a nessuno. Quale sarebbe il punto? I responsabili sono tutti morti. E allora fai quello che ha fatto Anya. Niente. Presa. Marcus, abbiamo parte dei dati di trasmissione, ma dobbiamo trovare un'altra torre. Ottimo lavoro. Ma ricordate, se c'è un laboratorio a Monte Kadar, è riuscito a rimanere nascosto per un sacco di tempo. E probabilmente c'è una buona ragione. Capito. Ci aggiorniamo. Forse non sarà niente di buono. Sì,
di Niles Samson è mio nonno. Beh, avevo in mente l'ipotesi peggiore. L'hai appena superata. Bene, raggiungiamo la torre e troviamo quei dati. Quanto sarà lontano il laboratorio una volta isolata la posizione? Con la nostra fortuna sarà in cima al Monte Kadar. Ah, una vera sfortuna, ma quasi certamente sarà così. Tu vai a leggere il biglietto. Checkpoint e un altro che non li salverà. Sì, una sottostazione. Andiamo a vedere. Sì, dovremmo. Ehi, guarda. Un biglietto accanto alla porta. Dovremmo provare a crepare. Un'estranea di nome Lena. Il suo amico è stato imbozzolato. Il biglietto dice che ha dovuto chiuderlo qui dentro. Sarà ancora non si blocca, appunto. Scopriamo. Andava alla torre est a cercare aiuto. C'è là fuori. Dobbiamo aiutare. Allora, ci prestiamo. Cosa succede? Però prima, quando siamo crepati, ci ha ricaricato lì prima. Questo gioco è davvero solo. È uscito da poco. Ed ecco l'altra torre. Sembra che sia in condizioni piuttosto buone. Allora andiamo. Ok, ho una domanda prima di scoprire altro sulla faccenda. Reina ha mai fatto qualcosa di sospetto? Nel senso, perché arriva a quella punta? Ci ho pensato molto. Ci sono cose che non mi ha detto. Come ha conosciuto mio padre, perché non ha mai conosciuto sua madre. Di suo padre diceva solo che era cattivo. So che è cresciuta in condizioni dure, ma da dove venisse? Ehi, siamo in più avanti. Nascondiamoci. Ok, c'è un sacco di fiamme. Ora casino! Gate, da dietro! Un cecchino! Me li aspetto dappertutto. Probabilmente hai ragione. Raggiungiamo la torre. Non posso fare io. Forza, ti do una spinta. Grazie mille, Ballo Gabri. Mi hai ucciso. Mi hai ucciso tu. Mi hai ucciso. Non ci si può fidare di te. Che succede? Devo far sentire, ma ciao, se non ti accorgi. Scusa, mi ero distratta. Guarda qui. Marcus, sai qualcosa di un condor schiantato qua giù? In realtà le erozioni di vento ne hanno fatti fuori un po'. Forse troverete qualche cazzata utile in quei cosi. Ok, daremo un'occhiata. Repired Razor. Ah, mi aspettavo più di qui dentro. Forse non volavano a pieno carico, oppure sono andati da qualche parte. Siamo quasi alla torre. Forza. Sono anche munizioni avanti. Abbiamo trovato il carico del Condor. Eliminiamoli. E c'è anche un Bastion. A me sembra morto. Sei
Guardiani corrotti. Forza, raggiungiamo quella torre. Qua giù. Ci sarei aiutato prima, Ripare. Ti ho anche ringraziato. Ti riesci sempre ad accoppare, che bello. Camera. Ma sì, sto bene. Dio, che bestia. Che diavolo ci faceva un sorvegliante qui in mezzo al mare? Niente di buono. Odio quest'arma di merda. Eh? Odio quest'arma di merda, questa hammer bust. Raffica da tre. Lo so. Bene. Infatti ho messo le donazioni per... per chi mi vuole poi aiutare a... Occhio, sono svegli! Quel condo. Un problema alla volta. Jack, la cassaforte. Le munizioni, quelle che ci stanno. Ho preso questo. Vado io. No, ma che cazzo mi prendi? Gesuita. Che roba è il cazzo. Grazie. Forza, apriamo questa cosa. Beh, somiglia all'altra torre, signora. Dovrebbe essere questa. Sì, usiamo la console, come l'ultima volta. E vedi se te la salvate e ti ha sbloccato quell'altro. Però c'è paura che non lo salvo. A me è meglio che mi mandano a parte. Entra, Jack. Sì, mi dico, se fossimo... Metti caso che a sto giro voglio uscire. Accesso non autorizzato. Protocollo di sicurezza avviato. Ok, non è l'ideale.
Ce ne andremo quando avremo i dati che ci servono. L'altro era a metà era. Era no. Dobbiamo trovare una trasmissione che combaci con gli altri. No, tipo qua. Là, corrisponde. Deve essere il laboratorio. Quindi possiamo trovarlo. Devo fare un controllo, ma sì. Vuoi dirlo a Marcus o ci penso io? Torniamo allo scrivere. Jack, apri qua. Ma dove siamo? Una specie di laboratorio. C'è qualcosa? Uno scrambler di gamba. Oh, gli è venuta un'idea per Jack. Guarda qua. Ora Jack può rendere invisibili anche noi. C'è nient'altro, eh? Invisibile, eh? Dovremmo provarlo. Su, andiamo. Va bene, un problema in meno. Nuovo giocattolo. Andiamo, si torna allo schifo. Occhio, cecchini avanti! Se solo potessimo diventare invisibili! Ci ho già pensato! Stendiamoli! Ho abbattuto un nemico! Vai! Ok, sono tutti. Scendiamo dalla collina e torniamo allo ski. Bene, pronto per trovare il laboratorio? Sì, sono nato pronto. Ok. Senti, volevo chiederti una cosa. Quando troverai le risposte? Sì. Che facciamo? Cioè, poi che... Rimani a guardare il nulla. Cosa stai dicendo? Anche il mio. Eh? Senti, so che sei proprio entusiasta di far parte. Ma non lo sapevi se sbaglia. Ehi, se temi che possa scappare... Non sopperrarlo. No, no, non ho paura che scapperai. Ah, no? Beh, forse dovresti preoccuparti. Oh, grandioso. Grazie mille, Razer. Ce la fai a correre? Checkpoint. Quando torniamo allo skiff, aggiorniamo Marcus. Okay. Un chiazzo. Ma ho un'altra domanda. Se avessi potuto, dove saresti andato? Prima o dopo? Grazie mille, Ghost. Bilateral. Prima. Da qualche parte con una spazio. E dopo? In un bunker, 5 miglia sottoterra. Ok, c'è posto per due? Dimentichi Jack? Sì,
Sì, ma lui non occupa molto. E tu? Dove andresti? Sai cosa? Non ne ho idea. Ma una cosa è... Marcus, abbiamo una posizione. Se c'era un laboratorio sul Monte Kadar, lo scopriremo presto. Ok, ma voglio ripeterlo. Quella montagna era la capitale dei vermi. Non sappiamo cosa ci sia. Promettetemi solo che se trovate qualcosa che non potete gestire, me lo fate sapere. Lo apprezzo molto, ma per adesso va tutto bene. Delta, chiudo. Stiamo arrivando alle coordinate. Ho capito. Qui non c'è niente. Merda. E ora? I dati tornano, è il posto giusto. Forse Jack può usare l'impulso per rintracciare il segnale. Ci abbiamo provato. Jack non è pronto! Wow! C'è qualcosa sotto il ghiaccio. Ottimo lavoro, amico. Deve essere quello che stiamo cercando. Ma come facciamo ad arrivarci? Non è facile. Un ghiaccio così spesso è come cemento. Non so se vi sia utile, ma Baird dice che c'è una vecchia miniera in quella zona. Dobbiamo aspettare. Una vecchia miniera? Detonatori. Esplosivi. Inoltre le coordinate a Jack. Grazie, Marcus. Bene, abbiamo una possibile soluzione. Vada per la vecchia miniera. Grazie mille, Ghost. Dai, quando Marcus ha detto che eravamo diretti su a nord, non era quello che avevo in mente. E io che pensavo facesse freddo al villaggio di Oscar. È assurdo! Le termiche della tua armatura funzionano ancora, no? Sì, ma la corazza non mi copre la faccia, mi si gelano i peli del naso, cazzo! Grazie mille! Oscar mi portava a guidare lo skiff sulle saline vicino a Albo Bay. Vi allontanavate così tanto? Sì, non c'erano GOG laggiù, niente. Solo rovine. Grazie mille, Razer. Mi mancherà davvero tanto. Volevo vedere se crepava. Lo so, anche a me. Perché il coso era più in là, però ormai ero talmente sparato. Cavolo, quel centauro è vecchissimo. Guarda, sto andando indietro. Eh? No, qua dobbiamo passare. Però volevo fare il salto. Muovo, quando vado sul segreto. D'accordo. Kate, la miniera è laggiù. Andiamo a cercare degli esplosivi. Ok, la miniera è qui da qualche parte, no? Speriamo ci sia qualcosa di... Dovrebbe esserci, ma dipende dal tipo di estrazione che facevano. Nel caso di quelle idrauliche potremmo trovare delle tagliatrici a idrogeno. Ma, dato il clima, direi che si trattava di un qualche tipo di estrazione dal sottosuolo. Sì, ok. Si scende. Aspetta. Vai! Ci ha pensato, si è toccata il naso. Ecco la miniera. Marcus, ci siamo. Cosa sai di questo posto? Vediamo. È una vecchia miniera energetica. Metalli rari, industriali. La compagnia è stata nazionalizzata dai GOG subito prima dell'ITEI. Non c'è stata attività dalla guerra. Nessuna attività GOG. Sul resto non so. Ok, grazie. Ci aggiorniamo. Che cos'è questa storia? Per la miniera, forse. Materiale da costruzione. Le segherie non sono il mio forte. Oh, allora c'è qualcosa di cui non sai molto. Mi piace sapere le cose. È vietato?
Quel ponte non va bene. Il treno lo blocca. Allora proviamo un'altra strada. Sì, sì, lo faremo. Sembrava da bene. Non va, basta bene. Ciame! Eliminiamoli! Attenzione, c'è ghiaccio. Tormente. Tormente sto portando questo. Ma poi porterò anche quello qui. Questo che io porto normalmente al pomeriggio e Apex. Però adesso poi conoscerà anche Call of Duty, mi porterà anche Call of Duty, cioè per chi ti segue sa cosa ci ha portato, però per i quelli nuovi da tutti nuovo. Adesso però ho in mente di portare più avanti COD e poi qualche altro gioco magari che mi ispirerà. Cyberpunk è uno di quelli che porterò a priori. Quindi. Bene, finiti. Beh, direi che non ci vogliono in quella miniera. Sì, ma dobbiamo salire lì. Proviamo con l'ascensore. Dai, bottina del campo. No. Sì, sì, sì. Oh, l'altro lato del fiume. Li vedo, trattienili. Che quel robottino figlio di puttana si sacrifica. Ne arrivano altri! Non vogliono proprio che entriamo in quella miniera! Sì, minchia, proprio l'Isis. Ti piace Fortnite? Sì, ma non lo gioco. Non ci so giocare. Ci solo da guardare, guardo nulla. E qualche stream che non so giocare, non capisco. Non lo so. Già rotto il cazzo. Questo che infizza, no, voglio la motosega.
poi facciamo razione di... Ce n'hanno delle munizioni? Sto guardando. C'era... Sai qua? Qua ce n'era una, guarda lo schermo. Di sopra ce n'è uno. Di un'arma. Di ah, lì? Sì. Che è quella che infilzi. Quella che infilzi, tu dici quella con la... Con no, quello già ce l'ho. Munizioni piene ce l'hai? No. Munizioni non lo so. Io stavo dicendo munizioni. Basta che ricicli le munizioni di quelle. Okay. No! Fan! Culo! Qua ci stanno... Che cos'altro hai? Ah, tanto ce n'ho le munizioni. Ah. Qua ce ne sono altre se vuoi, per la... per quell'altra. A sinistra tua. Bella, Razer. Grazie mille per essere passato ed esserti iscritto, zio. Trinciare tutti i cazzo. Lena e il Norsco erano di qui. Potrebbe essere. Sarà meglio stare c'è un pericolo che è. No, vai. Ah, no, non l'ha preso. Cioè pensa. Ma che hanno detto Lena e il Norsco è vero. Sì, appunto. Ce l'avevamo fatto la quinta volta. Tre volte. Sembra che abbiano combattuto seriamente. Io ne ho 400. Ci sono cose. Prendi la per la motosega. Ok, ottimo. Forza, facciamola finita. Ma qui non c'era un... C'era un mitraglione? C'era un mitraglione qua, non lo so. Vedo io. No, il mitraglione l'avevo preso io, perché l'avevo portato fino a qua e dopo l'avevo lasciato. Questo aveva... Qua c'erano altre munizioni. Santo Dio! Ok, e ora siamo qui. Ma non l'hai fatto uno capitolo 4, cioè atto 2 capitolo 4. Non l'ha detto. Atto 1, atto 2 capitolo 4. Mira, l'hai detto. Posso credere che Lena e il
Guardiamoci intorno. Che pensi mai alla necessità di avere persone nei corpi? Cerco di evitarlo. Ma forse c'è una parte di loro che sai che una prima è ancora un bambino. Non rimane niente. Meglio buono continuare a guardare. Sicuro che quella grossa trivella andasse a fosforo. Che allora, quando il fosforo viene fuori l'acqua si apre. Cazzo di matta! Ti servono le munizioni? Ah, quindi si può rompere. Servono le munizioni? Quanto hai? Io sono abbastanza pieno. Allora mi prendo. No! Guardaci. Sono a posto io, cioè, se vuoi prendila dall'altro. Certo. Ok, ottimo. Tanto ce ne sono altre là. Tu scegli. Ma quindi scusa, se io mi sfondo uno di questi. Cielo. Dobbiamo prendere il fosforo. E prendiamo sto fosforo. Come cazzo lo prendiamo? Ah, lì, dalla macchina. Beh, cosa c'è qua? Jack, tu porta il fosforo e noi. Ti guarderemo a portare il fosforo. Giusto. Ok. Bravo, Jack. Quindi, rompiamo il ghiaccio, no? Oh. C'è scritto 100%, quindi toccherà proteggerlo come minimo. No. È prevedibile questo gioco. Jack, proteggi il carburante. Se esplode, prendiamo anche noi. Come? Non c'è niente. Oggi ne arriva uno. Se fai un lato, io faccio uno. Che stai attaccato al mio culo. Ah, dobbiamo avanzare.
bersaglio! Siamo arrivati noi? Sì. Ok. Ah, dobbiamo uscire. Attenzione, sono io! Quasi fuori! Non se possono evitarlo! Dio santo. Devi andare tu avanti al posto mio, perché se io faccio andare avanti il cazzo con un bottino. Dai, aiutami! Infatti era 76. Forza Jack, muoviti! Portiamo questa merda allo skiff e chiamiamo Marcus. Xbox sono... Te lo dico, questa merda scioglierà quel ghiaccio. Se lo dici tu. Vabbè, l'unica cosa è che io non gioco con altre persone. Cioè, a parte vabbè, con la mia ragazza, con il mio team su Apex non gioco, no, cazzo, non gioco Kate, con altre persone. Ce ne sono altri! Perché... Allora ci faremo largo combattendo! È una cosa che ho deciso io nel mio canale. Merda. Dormo, non si cerca. Grazie mille, Dark. Del, continua, ci siamo quasi. Dove devo di cazzo devo andare? Cazzo di qua. No. Dobbiamo, mi sa che bisogna andare via. Ah no, di là. Dai. Questo che mi è vicino con quella roba. E niente, mi esploderà in fuoco. Dai, on giù! Basta che stai indietro, l'ammazzo io. Così. Sì, attraversiamo quel treno e usciamo di qui. Magicamente adesso si può aprire. Al culo, cioè tu quello non lo puoi passare. No, cioè, c'è fuori. Io. Cazzo dici? Che cazzo. Guarda, cazzo che robe. 57. Cioè perché mi stavo attaccato al culo. Comunque benvenuto Dark Magic. E quindi? Ah, ok, no, dobbiamo fare il percorso di prima. Qua è il punto. Beh, venire qui è sicuramente stata un'esperienza unica. Mi sembra di accumularli e basta. Continuo a pensare a quelle povere persone nella miniera. Riguardo quello che hai detto nel tunnel, hai ragione. Perché non bisogna andare qua? Allora. Sì, ma anche tu a venire. Non si può aiutare chi non vuole.
Come JD, per esempio. Sì. Come JD. Pensi che tornerà mai in sé? Non lo so. Lo spero, ma... non lo so. Kate, vuoi una spinta? Lo skiff è da questa parte. No. Ah. Ok. Una tenuta. Ok. Che? Una tenuta. Tutto ok con quel fosforo? Okay. Meno male. Vedi? Lo so, più o meno lo schianto per terra, però va bene. Cioè, giustamente, se rompe... Cioè, però se tipo lo toccano lì, cioè... Ma scende il 40%. Dalla distanza, cioè ci sputacchiano 100 di danno. Questo lo tocca per terra. Jack, mi spiace, non era chiaro. Certo, buona Sì, lo sta grattando. Lo stava grattando. Parte. Marcus, abbiamo trovato del carburante al fosforo. Del pensa che ci farà attraversare il ghiaccio. No, Del sa che ci farà attraversare il ghiaccio. Fosforo. State attenti. È roba pericolosa. E noi giustamente ci mettiamo a casa. Ci facciamo anche saltare. Tanto lo esplodiamo tipo alla webbar. No, no. Ancora la zona. È bellissimo lo che con è roba pericolosa. È roba pericolosa. Troppo tardi. No, questo sembra Marcus. Lo prendo come un consiglio. Cioè, esplodiamo in aria. È roba pericolosa. La valanga facciamo pure. Sì, molto leggera. Io l'avrei fatto. Zeff. Qua è tipo bomba atomica era. Immaginate questo qua. Ancora mezzo all'ora. Kate, un piccolo certo. Dettaglio. Una volta attraversato quel ghiaccio, tornare in su potrebbe essere difficile. Direi. Bene, vediamo cosa sa fare questo fosforo. Devi prenderlo. Io? Sì. Piazza. Attaccata? No. No. No, non devo prendere. No? Non lo faccio prendere. Vedi però adesso il checkpoint che sta fanno. Eh? Poi. Cioè, trapassiamo proprio. Cos'è? Che volevo fare? Cos'è? No, ci congeliamo le chiappe. Ehi, aspetta. Cosa? Hai detto che questo è fosforo. Sì, certo. Dici che si alimenta di acqua e ossigeno. Sì. Stiamo per esporlo a un sacco di ghiaccio che sarebbe ossigeno e acqua. Sì. Andrà bene. Su che cosa ti basi? Termodinamica. Reazioni cinetiche. Qualcuno mi dice quando finisce la lezione di chimica. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Cazzo. Andiamo. Forza, forza. Non si può riattivare un altro passetto indietro, non sa mai. Un altro passetto. Beh, viva la sicurezza. Lo sapevo.